tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con tuo figlio. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona al Signore che non sarà degno di partecipare alla tua messa, ma di solo la parola e io sarò salvato. Preghiera per i caduti in guerra. Noi ti preghiamo, Signore, per i nostri fratelli caduti sul campo dell'onore e del dovere, per i morti in terra straniera e cielo sul mare, per il sacrificio cruento dei nostri morti, per la fede, per la speranza, per l'amore che li animarono a morire, per la tua bontà infinita, dona a loro la gloria, a noi la pace, all'Italia la prosperità. Fa che sia ascoltato il grido del loro sangue, fa che la patria sia degna di loro, perché essi caddero senza egoismo, santificarono il dovere e resero bello il sacrificio offerto a te, o Dio, padrone della vita e della morte. Sii con noi, come noi siamo con te per sempre. Amen. Riposo. Scusate, io sono molto emozionato oggi, vorrei dire due parole. Io sono presidente del quartiere di Nuovo Di Bari, per chi non mi conosce ancora. Autorità civili e religiosi militari, ci siamo tutti. Oggi siamo qui per ringraziare ed onorare i caduti di due guerre, per non dimenticare il loro sacrificio. Passano i decenni, ma non passa il dolore che tante vite umane strappate agli affetti locali dall'assurdità della guerra. Questo perché quel dolore, quel sacrificio, questa sofferenza non possa essere voltato come una faccia invito. Quel dolore e quella tragedia rappresenta un patrimonio di straordinaria ricchezza per ciascuno di voi, affinché nella vita di ogni giorno, nella vita delle istruzioni, si possa preservare e ringraziare l'eroismo, il sacrificio e l'amore per la patria. Siamo qui perché crediamo che la libertà e la democrazia vanno difese attraverso la coscienza della storia, della patria e mediante l'onore va tributato alla memoria di tanti vite umani che hanno reso possibile il loro sacrificio, la nascita dell'Italia repubblicana, unita, libera e solidale. C'è un passaggio forte che giunge a noi dalla Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come un strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e commessa in risoluzione delle controversie internazionali. La storia insegna che le guerre non producono vincitori, ma solo sconfitti. Una ricchezza come quella di oggi dovrebbe venire
occasione di studio, di riflessione e di confronto, altrimenti il passato rischia di non aiutarci a comprendere il sacrificio del presente e del nostro ruolo di adulti, di giovani, di politici e educatori, di responsabili dello presente. C'è un rischio sul quale vorrei fermare l'attenzione, il rischio è quello dell'ignoranza e del disimpegno civico, come se la conquista della libertà e della pace fosse stata conquistata una volta per tutte e non rappresentasse invece una conquista che si consolida ogni giorno nelle famiglie, sui luoghi di lavoro, nei luoghi della politica, ovunque si costruisce amore per la vita, per la democrazia, rispetto per gli altri, aiuto ai più deboli. Ma una cosa deve essere molto chiara, nulla si fa cancellando il passato, nulla si costruisce abbattendo i valori importanti della nostra società, da famiglia, da patria, al lavoro, alla legalità e dai valori della solidarietà. E poi amiamo il nostro tricolore, la bandiera italiana, simbolo di pace, giustizia e libertà, per la quale in tanti sono morti, dispersi e distrutti per sempre. Il nostro paese ha bisogno di ciascuno di noi, ma che bisogna soprattutto non disperdere la lezione della storia e la saggezza dei nostri anziani. Non trascuriamo la loro vita, restiamo un po' più tempo con loro. E il ringraziamento più bello verso chi ha lavorato e sofferto per noi. Probabilmente ci farà bene ascoltare dal loro racconto com'era la vita non molti anni fa, come soffriva per la fame e per la guerra. Sicuramente avremo a noi uomini, donne e giovani di questo nostro tempo la possibilità di costruire un mondo di pace, di servire ad amare la nostra patria con tutto il cuore e con tutte le nostre forze. Solo così onoreremo e ringrazieremo degnamente i caduti della guerra. Voglio ringraziare il sindaco, gli assessori, i consiglieri e tutti i presenti, l'arma dei carabinieri, dei finanziere e dei capi di posto, tutte le sezioni d'armi, anni, carabinieri e aeronautica, gli alunni e docenti delle scuole elementari e medie superiori, e il parroco Dominini che ha officiato questa funzione, e infine tutti i cittadini che hanno lavorato con la presenza a queste grandi cerimonie. Un ringraziamento particolare va dato alla sezione ARAS di Nuovo di Bari del presidente Pietro Carelli, che a titolo gratuito ha fatto lavori di educazione e divulgazione da cappella di combattenti. E grazie. Credo che, così come ha fatto mirabilmente Don Mimì nel rappresentarci le ragioni che ci hanno spinto come paese, come nazione, ad individuare nel 4 di novembre la giornata per festeggiare non solo l'unità d'Italia ma tutte le forze armate, credo che non si potesse far di meglio. Io credo invece che come istituzioni abbiamo dei doveri che non possiamo trascurare, quello cioè di mantenere viva questa memoria. Certo, se noi tutti ci sentissimo appagati nel festeggiare le nobili ed eroiche gesta dei nostri padri, dei nostri nonni, dovremmo, ecco, limitarci e prendere atto di essere un po' riduttivi, perché altrimenti dovrei domandare a tutti quanti noi la necessità di continuare a mantenere vivo questo ricordo, se ormai questi principi di libertà e di democrazia sono ormai consolidati, sono ormai acquisiti e quindi non c'è problema. Il vero problema invece parte proprio quando si è troppo convinti che il pericolo è scampato e invece certi vedere sugli altri e spesso dà inizio a dei conflitti dove anche i nostri uomini spesso sono stati impegnati in missioni di pace. Questo per significare che il ruolo importante delle forze armate,
non solo ieri ma oggi, anzi oggi, permettetemi di dire, ancora più di ieri, visto e considerato che il mondo si è, non lo so, evoluto e quindi i mezzi sono diversi. Nella quotidianità noi abbiamo il dovere di prendere atto di quello che accade e domandarci se noi non avessimo ancora oggi operative, attive, molto attente, le forze dell'ordine, le stesse forze armate che molto spesso operano in assoluta simbiosi con le forze dell'ordine, cosa accadrebbe in Italia? Siamo tutti maturi, siamo tutti consapevoli che potremmo farne a meno? Io credo proprio di no. E quindi nelle giornate come questa vanno, ecco, ricordati questi momenti, senza mai trascurare le sollecitazioni a cui tutti quanti siamo sottoposti. Credo che nessuno può smentire come l'intera società civile italiana oggi ricerchi la giustizia. La giustizia in ogni campo, in ogni circostanza, in ogni occasione. Anche quando, come in questi giorni, siamo un po' bombardati dalla stampa a proposito di certi gradi di ingiustizia. Noi non dobbiamo mai dimenticare che i casi particolari, le eccezioni esistono. Non per questo dobbiamo, come suol dirsi, buttare via l'acqua sporca col bambino. Dobbiamo essere capaci di fare quelle valutazioni necessarie che non ci devono mai far venir meno il desiderio e l'esigenza di giustizia. Però non dobbiamo essere necessariamente giustizialisti, perché questo sarebbe per noi un errore. Noi dobbiamo continuare oggi come ieri a manifestare gratitudine nei riguardi di tutti quegli uomini e quelle donne che, indossando una divisa, mettono a rischio, a repentaglio, la loro vita per garantire la sicurezza a tutti quanti noi. Quindi questo, ecco, in questi momenti dobbiamo fermarci un po' a riflettere e soprattutto, ecco, continuare a trasmettere questi valori, perché è vero che è un nostro dovere quello di coinvolgere e ricordare direttamente ai più giovani quello che è accaduto nella nostra storia e soprattutto il valore di quegli uomini che hanno messo da parte qualsiasi egoismo per affermare certi principi che ci consentono ancora oggi di vivere bene, lo dobbiamo dire, perché avere garantita la libertà e la sicurezza, la democrazia, è un valore che noi forse non riusciamo ancora a percepirlo in tutta la sua importanza. Però credo che sia altrettanto importante che noi adulti ci ritroviamo in questi momenti a riflettere, perché è evidente che le istituzioni non possono raggiungere ogni singolo bambino, ma probabilmente se noi siamo veramente convinti e ci abbracciamo, ci accomuniamo in questo percorso e quindi continuiamo anche attraverso i nostri figli, attraverso i nostri nipoti a diffondere questi principi e questi valori, come ancora una volta diceva Don Mimì in maniera ineguagliabile, avremo fatto il nostro dovere, soprattutto per raggiungere, ecco, e affermare questi principi che sono stati faticosamente conquistati. Io credo, ecco, a conclusione, di ringraziare, perché anche questo è un momento, forse il momento più opportuno per poterlo fare, non solo tutti i presenti, ma i rappresentanti delle singole associazioni dell'Arma, dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Marinai d'Italia, Aeronautica, Polizia, credo di dimenticare qualcuno, i Vigili Urbani, che anche loro con il loro dovere, ecco, garantiscono questi valori.
noi come rappresentanti delle istituzioni civili, amministrative, politiche, vi ringraziamo per il lavoro che svolgete quotidianamente. Io credo che in questo momento vorrei concludere trasmettendo da questo luogo un saluto all'ex presidente dell'Associazione dei Combattenti, che è Francesco Vacca, che è stata la persona che da ragazzi, da bambini forse, ci ha inculcato questo convincimento, questa sensibilità. E quindi ecco, questa è la prima occasione, la prima circostanza di festeggiare questa giornata in sua assenza. Quindi credo che gli farà piacere che tutti quanti noi gli trasmettiamo un caloroso abbraccio e soprattutto una pronta guarigione. Peraltro, permettetemi di concludere con un ringraziamento sincero a Don Mimì. Io lo dico con assoluta sincerità, credo che per la nostra comunità sia stata una fortuna, una salvezza, senza nulla togliere agli altri amici, ma credo che noi dobbiamo essere grati a Don Mimì, perché è riuscito da quando ci ha così onorato della sua presenza qui a Mola, è riuscito veramente a svegliarci tutti in ogni campo della vita quotidiana. Lui riesce sempre ad offrirci quegli spunti di riflessione che ci permettono poi di dire: Don Mimì aveva avuto ancora una volta ragione. Quindi grazie a tutti quanti voi per la presenza, per la partecipazione, e sono certo che questa bella tradizione continuerà nel tempo. Per avermi concesso un piccolo spazio, veramente bravo. E il motivo della mia presenza qui vicino a questo microfono, ogni volta che c'è il microfono c'è sempre un po' di commozione, nel ricordo del nostro cavaliere Vacca, e voglio sottolineare, maresciallo del genio aeronautico, specializzazione meteorologia. Questo non sa nessuno, lo sanno gli intimi, cioè coloro che hanno militato, lo hanno tenuto insieme, lo hanno tenuto anche come maestro, e lo dico con orgoglio. Ciccio Vacca è stato un perno a Bari. Ciccio Vacca era, per coloro che non lo sanno perché non sono tecnici, era quello che porgeva a noi ufficiali le carte. Si ricevevano dei numeri, lui le interpretava e le riportava su carte, per far sì che l'ufficiale meteorologo di turno potesse tracciare, risolvere e poter dedurre le varie crisi. Piccolo punto. Ma nella giornata odierna, nel ricordo vivo, e vivo veramente, bisogna dirlo, ho avuto il piacere di lasciare, e voglio consegnare nelle mani del Presidente, il nostro amico cavalier Guglielmi, un ricordo duplice, con la targa proprio al Museo Storico Francesco